Un incontro ieri in prefettura per discutere del problema occupazionale tra i rappresentanti sindacali, l'azienda Confindustria e il prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo. Il tema in oggetto è quello della riconversione industriale del sito Empedoclino, che fa seguito a quello dello scorso 6 febbraio. Si è discusso delle varie opportunità che si sono presentate, tra cui quello dell'Iseda, interessato ad avere una delle cave ubicate all'interno del sito per la lavorazione degli inerti dell'edilizia, e di un'altra azienda del nord interessata che vorrebbe avviare un impianto per la produzione di gas metano dai rifiuti che verrebbe inserito nella rete aziendale SNAB e fare così in modo di accelerare il piano di rioccupazione delle 18 unità ormai privi da anni dell'ammortizzatore sociale. Abbiamo avuto un'interlocuzione con le aziende, sia i Tarcementi che le due aziende interessate. Per la verità se ne è presentata una, ma i Tarcementi ci ha fornito delle notizie, diciamo, positive rispetto ai contatti che hanno con l'altra azienda che del nord Italia. E quindi siamo fiduciosi su questa azienda. E, oltretutto, il progetto che aveva presentato questa azienda del nord, dove si parla di biogas, quindi i luoghi erano sul territorio di Porto Empedocle, adesso si sono spostati sul territorio di Agrigento. Infatti, il prefetto aveva invitato in quella circostanza anche l'amministrazione comunale di Agrigento, cosa che non abbiamo visto presente al tavolo e comunque stanno rivalutando e un po' rimettendo a posto questa progettazione, insomma, stanno verificando. Dopodiché c'è stata invece Iseda, che è un'azienda della provincia, che praticamente aveva chiesto l'utilizzo di una cava per gli inerti. Lì c'è una posizione diversa di Italcementi, quindi c'è qualche problema che debbono chiarire le due aziende. Il prefetto è stato una persona molto pragmatica e ha invitato Italcementi a riflettere sulle distanze, insomma, o sui problemi che si pongono tra le due aziende e cercare di superare e addivenire a un accordo, quindi dare delle risposte al territorio e ai lavoratori. Non dobbiamo dimenticare in primis, perché Fillea, Filca e FNEAL, che sono le tre organizzazioni sindacali di categoria, che da 5 anni seguono questa vertenza dei lavoratori ex Italcementi, rafforzata oggi, ma anche ieri, dalle organizzazioni sindacali, dalle confederazioni CGIL, CISL e UIL. Dico, da 5 anni seguiamo questa vicenda e abbiamo fatto un accordo con Italcementi. Italcementi dovrà garantire a questi lavoratori una riassunzione in qualsiasi posto d'Italia dove ha necessità. Due lavoratori sono stati già assunti al nord, hanno deciso di trasferirsi, qualche altro è stato anche invitato. Credo che sicuramente a settembre chiuderemo qualche altra assunzione di lavoratori che si vorranno spostare anche al nord, decideranno loro cosa fare. Quindi questo era un primo punto di riassunzione nell'azienda. Un altro secondo punto importante era il fatto che Italcementi si impegnava a cedere parte del suo territorio, del suo stabilimento che non utilizza, per darlo ad altre aziende che volessero investire in quel sito con prezzi calmierati, chiaramente, ma che con l'impegno di assumere quei lavoratori che sono stati nel 2014, dicembre 2014, licenziati in esubero. Questi lavoratori hanno finito anche gli ammortizzatori sociali. Per 2 anni, per 4 anni hanno usufruito alcuni di loro di ammortizzatori sociali, quindi di mobilità, ma adesso hanno finito tutto. Abbiamo una piccola speranza che, di chiudere questa vicenda in maniera positiva. Non soltanto per questi lavoratori, ma per
anche per il territorio. Ricordiamoci che Italcementi ha 700 ettari di terreno, cave, tracave, stabilimento, eccetera, che insiste su questo territorio, che utilizza solo una parte. Per ora ci sono appena 30 lavoratori in quello stabilimento, che è diventato centro di immaginazione, ma tutto l'altro territorio è libero, con vocazione industriale. Abbiamo uno studio di Nomisma che è fatto nel 2015, dove dava precise indicazioni su alcuni settori che potevano essere sfruttati da imprenditori locali, da imprenditori italiani, esteri, che volessero investire in quel posto. Noi siamo qui ad aspettare, siamo fiduciosi che comunque qualche cosa si sta muovendo in direzione della riconversione industriale, che può dare benefici agli ex lavoratori da cementi, ma dare risposte a tutto questo grande, con questa grande massa di lavoratori e concittadini nostri disoccupati.